Buongiorno, spero che abbiate passato tutti un buon Natale. Quello di oggi è l'ultimo incontro di quest'anno e per dargli una valenza un pochettino particolare abbiamo pensato di intitolarlo Leggere Borghigiano. I libri che andiamo a incontrare oggi sono per lo più libri che durante quest'annata abbiamo già visto, però mi fa piacere riproporveli assieme a qualche novità. Tutti hanno un denominatore comune, cioè quello di essere stati scritti da autori nati o residenti a Firenze. Il primo che vediamo, di cui avrete già forse sentito molto parlare perché è stato presentato con un grande evento, è questo Centenaire Ballon. È la storia del Firenze Calcio scritta da Luciano Nervo, un giovane appassionatissimo ragazzo che ha accolto in questo libro 100 anni della storia del calcio di Firenze, dal 1922 al 2022. Il libro è molto ricco di interviste, di foto, di dati, di statistiche e rappresenta un punto molto importante per chi è appassionato dello sport fidentino, ma non solo, è anche un bel spaccato del costume della Fidenza di tutti questi anni. Centenaire Ballon, a cura di Luciano Nervo, edito dalla Società Calcio Fidenza.